Si è conclusa la vicenda piuttosto ancora misteriosa del rapimento di Panfilo Canonico, lo chef di Sulmona che è stato trattenuto contro la sua volontà in stato di sequestro in Ecuador. Luca Pompei, che ha oggi seguito anche tutte le notizie che si susseguivano sui media internazionali, potremmo dire. Luca, che notizie può sintetizzare per il nostro TG dalla redazione social? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carmine. Beh, intanto partiamo da una foto, questa che abbiamo appunto raccolto da una lunga ricerca sui siti internazionali, ed è la foto di Panfilo Canonico all'interno del suo ristorante. Allora, un po' provato, con la barba lunga, ma complessivamente in uno stato di buona salute. In queste condizioni è riapparso nel suo ristorante Il Sabor Mio a Guayaquil in Ecuador lo chef di Sulmona Panfilo Canonico, rapito venerdì scorso da un commando con indosso false divise della polizia. L'uomo è stato liberato e condotto nel suo ristorante da un taxi, e due dei rapitori sarebbero stati anche arrestati. Canonico avrebbe già spiegato ogni cosa alla polizia e ha detto: "Non si è trattato di un film". Sulmonese di 49 anni, dopo aver gestito un ristorante nel capoluogo ovidiano, Canonico ha girato un po' il mondo trovando fortuna in Ecuador, dove tra l'altro è anche molto famoso, ma ha trovato lì anche diversi problemi economici, pare avesse contratto diversi debiti. Ieri, tra l'altro, Carmine si è temuto anche il peggio quando, nei pressi di un viadotto nella zona nord-ovest della città, è stato rinvenuto il cadavere fatto a pezzi di un uomo, ma per fortuna non si trattava di Canonico. Soddisfazione è stata espressa anche dall'Italia, dai suoi amici di Sulmona e dallo stesso presidente della regione Marco Marsiglio, che ha riferito che la Farnesina ha seguito passo passo l'intera vicenda, e c'è ovviamente grande soddisfazione per il buon esito. Ma in tutta questa storia, Carmine, lo dicevi anche tu all'inizio, ci sono ancora molte, troppe forse cose da chiarire. Un sequestro lampo, qualche giorno sotto la custodia dei rapitori, e poi questa liberazione un po' misteriosa. Insomma, ancora molto va chiarito su questa vicenda, ma accogliamo con soddisfazione e sollievo la liberazione dello chef abruzzese Panfilo Canonico. A te, Carmine.